Salve a tutti cari amici di The Ausive Game. Amici, ma soprattutto amiche delle ultimissime puntate di WWE 2K15 e di The Ausive Game. E vecchi amici e vecchie amiche di The Ausive Game e di 2K22. Qui l'artefice Jackie in compagnia. Lo specialista Michel. Ed è Eremita Pepino. Non è il 22. Vabbè, sì, va bene. No, va bene. Io mi sono portato avanti. E vediamo il benvenuto in questo, secondo me, ultimo episodio, con secondo lo showcase me di WWE 2K15 con Triple H e Shawn Michaels. Triple H contro Shawn Michaels, Royal Rumble 25 gennaio 2004, Philadelphia, Pennsylvania, Last Man Standing World Heavyweight Championship. Piccola postilla, la Royal Rumble 2004 è il primo pay per view che ha mai trasmesso Sky con l'inizio del 2004. Smisi di guardare illegalmente i pay per view per poco perché costavano si preferiva spendere in altra maniera i soldi. All'uscita 36 volevo sapere se tra i nostri fan c'è qualcuno che si chiama Gaetano. No, ovviamente tutto questo perché stavamo parlando della seconda stagione di LOL poco fa, quando non eravamo in onda e ci siamo divertiti molto. Questo momento di profonda crisi, non sappiamo dove stiamo andando. Il WWE 2K15 è un gioco brutto, è veramente brutto. Benvenuti a Discovery Channel. Era più bello. Il 22 invece. Booty, cosa sono questi booty? Ma a quanto risale il primo imbuto ritrovato nella storia? Gli antichi usavano imbuti. Chissà come taglieranno fuori, perché poi qua si va avanti. Prossimo step è il triple threat match con quello là a WrestleMania. Quindi no, credo che non lo facciano, E ricordate che la risposta è dentro di te, che però è sbagliata. Quello. Ma com'è che se l'era guadagnata la chance titolata a Benoit? Ma no, era campione. Te la puoi fare. Ah, vero, cazzo, vinto la Rumble, che cazzo. Bene, bene. Che cazzo. E com'è che sono finiti a fare il triple threat? Qua adesso lo scopriamo? Secondo me no. Ma l'abbiamo scoperto la volta scorsa. No, non citeranno mai il triple threat. No, l'ultima volta abbiamo concluso che c'è stato il doppio schienamento tra Triple H e Shawn Michaels. Comunque, se la mia memoria non mi inganna. A me inganna. Chi vince la Rumble, l'abbiamo appena detto. Esatto. Chi vince questo match, entrando lo vediamo. Con numero uno eliminando Big Show. Chi vince questo match adesso lo vediamo, ma c'è stato anche per l'altro titolo Brock Lesnar contro Arco Rolli. È vero che gli ha rotto il collo lì? No, era... E la faida nasceva proprio da lì, per esatto, vendicarsi. Esatto. Pensate, allora Royal Rumble mandano per il titolo Hardcore Holly, pensate come erano messi già bene al tempo. Per il titolo Hardcore? Beh, Holly. Quest'anno nell'Elimination Chamber ha messo Theory. È che è quello che ha messo fatto Riddle. Figura, pensa a te. Ha messo Riddle. Pensa a te. Ha messo Leslie a caso. Ha messo Leslie che non ha fatto niente perché è andato via subito. Appunto, l'ha messo a caso. E in questo pay per view si darà il là alla faida Brock Lesnar Goldberg in uno dei peggiori match mai svolti a WrestleMania. Comunque leggevo l'altro giorno che Goldberg ha avuto il Covid prima di Elimination Chamber. Forse anche durante, sai. Per quello che non era così in forma. E direi che forse ha un po' anche le sue ragioni a sto punto. Ma certo, durante non poteva neanche lottare. Era una battuta. Ah, ecco.
Comunque noi siamo qua a tergiversare parlando del passato di Elimination Chamber, ma questo che potenzialmente è l'ultimo video è precursore della grande live. Della grande live della notte del 7 marzo, esatto, che sfocerà nella mattina dell'8 marzo. Le palme. Quindi mi raccomando, assolutamente, siateci. Esatto, ragazzi, il 7 marzo. Invitateli sulla amici. Piattaforma violacea. In piazza? Alle ore 23 circa, anche 23:30 perché. Abbiamo deciso che quella sera prima guarderemo... Perché qua si guarda il pay-per-view della All Elite Wrestling. Quindi esatto. Faremo reaction anche di quelle? Quindi prima finiremo il pay-per-view, prima andremo in diretta. Sarà una serata intensa. Comunque a un certo punto, se non abbiamo ancora finito, dovremo smettere di guardare il pay-per-view. Esatto. Perché comunque entro le 23:55 noi saremo qui a vedere con voi le prime immagini e i primi video del gioco nuovo. Ne abbiamo mai fatto un last man standing? No, ma quanto conto veloce? Probabilmente c'è un motivo. È risorto. Comunque infliggi danni leggeri a Michaels, eh? Non abbiamo detto però un'altra cosa importante riguardo alla live del 7 marzo, che il giorno dopo molto probabilmente saremo ancora in live. Ah, in live? Sì, stavo pensando di fare questo, non lo sapevo, però vediamo come va quella del 7. Perché questa notizia mi dai adesso così? No, noi dovevamo venire lo stesso a far che? Fare video del gioco nuovo, però non sapevo che fossero in live. Comunque io non tento di starmene lontano dagli spoiler del gioco nuovo, se non che leggo sempre tutto quello che scrivete in Telegram, nel nostro gruppo al quale vi invito ad iscrivervi, e sembra proprio male male questo gioco. Sembra proprio male male il gioco nuovo. Credo che si salvi soltanto lo showcase, che faremo ovviamente. Ho forti dubbi sul fatto che faremo la GM. Io odio qualcosa qua, io lo odio, puttana Eva. Spero che nel gioco nuovo non ci sia sta cagata, perché veramente... Invece pensa che sarà tutti così in mezzo. Solo, cioè, esatto, sono solo mini giochi così. No, beh, non penso. Non so neanche se c'è nel 20, sinceramente, quel minigioco qua. Comunque non so perché, ma prevede un match lunghissimo qua, eh? Sì, no, veramente. Questo doveva essere l'ultimo episodio, ma probabilmente è diviso in 7. E andranno, ragazzi, tutti in onda nel giro di pochissime ore l'uno dall'altro. Il 7 ci troverete ancora qui a fare questo, eh? Saremo da adesso fino al 7. Sarà una settimana lunga. E sappiate che adesso per noi è il primo, eh? Esatto. Tra l'altro domani compie gli anni mia mamma e quindi le farei gli auguri. Auguri, zia. Perché il primo marzo, 2 me lavo e 3 me vesto. Ok. Manda Michaels verso le corde con un Irish Whip. Infliggi danni critici a Michaels. Manda Michaels a quel paese. Penso che questo qui l'abbiamo fatto prima senza che uscisse l'obiettivo. Bene. Infliggi danni critici. Comunque, come sono solito dire, soprattutto ai più giovani, se avete la possibilità andatevi a recuperare il match vero, perché questo era tanta roba. Comunque non ha fatto proprio schifo questo showcase. No. Sono anche quasi divertito, soprattutto perché era doppio ed è una vita che lo stiamo facendo. Non posso usare un martello? Puoi usare tutto e tu in un last man standing. Quindi noi ci lasciamo su questo gioco di vecchia generazione, su una console conosciuta come PS4, per ritrovarci su una console di nuova generazione conosciuta come Xbox One X. No, Xbox Series X. Esatto. E mi immagino la meravigliosa grafica per vedere quei capelli
del gioco nuovo. Che noi per la paura giocheremo sempre con Cesaro, così almeno siamo sicuri che non vedremo mai il capello. Cesaro che probabilmente verrà rimosso subito col primo aggiornamento. Esatto. Perché finalmente dopo tanti anni Cesaro ha fatto qualcosa di intelligente. Esatto, esatto. Cesaro si è svegliato. E ragazzi, a Revolution è probabile anche un suo debutto. Comunque io saluto Claudio Castagnoli che ha fatto una gran bella cosa andandosene. Dipende se sai che hanno quei 30 giorni. Lui no. Allora è probabile. Perché è scaduto. Perché è stato licenziato. Non perché è stato licenziato. Perché è nato a scadenza naturale, quindi. Che è scaduto proprio. È diventato un po' come lo yogurt, esatto. Cesaro. L'ha sempre detto, gli lasciatelo in frigo. Cristo! Attenzione! Come si alza? Questi danni critici non arrivano, non ha più neanche la barra rossa Michaels ormai. Non ha la barra però. Comunque sembra una stronzata, ma non lo è, puttana Eva. Meno male che non abbiamo mai fatto la Smash Standing. Cristo! Ma non puoi tirarti su quel cornuto lì. Arsa del cornuto! Citazioni vanno. Oh, esegui una pudigrina. Su Shawn Michaels. Ho una pudegra. Coupe de Grace. Una coup de Perché gui. Mi ricordo ragazzi che la Coupe de Grace non è il coup de gras. Ho una coup de gui. Ho un coup de gui. Ok. Adesso va veloce. Ma infatti. Ma sono molli quelle corde lì. È Triple H pesante. Sì, ma non sembrano neanche elastiche. Switch music. Non dirmi che devo alzare io, devo alzarmi io. Non dire che alzare io, io non so neanche cosa sto dicendo. Io non alzare, signore. Non mi freghi, Chicco. Sono debuttati. Signor Zambetti. Vabbè. Ah, adesso capito? Più chiaro. Capito mia. Capito perché è stato fatto il triple threat. Certo che però hanno finito l'altra volta il match con doppio schieramento. Qui non si è alzato nessuno. Comunque in tutto questo che loro vanno avanti una vita tra i due litiganti, il terzo gode, perché poi arriva il terzo, vince quello là e quello là si porta via tutto fino a SummerSlam, quando viene sconfitto da un giovanissimo Randy Orton, che sostituisce Brock Lesnar come campione più precoce. Così semplice, non si vede mai ovviamente. No, basta, lascia entrambi senza cintura, fine. Non si vede mai, è impossibile. Basta, fine. Il match più bello che potevamo fare, liquidato in 3 secondi. Che peccato. Potevamo sostituirlo con qualcuno. Anzi, potevamo mettere un Kevin Nash. Esatto. Anzi, o Big Show. Anzi, potevano metterlo e basta. Senza tante storie. Lost a Hell in the Cell match. Michael
rules in the game in bad blood! Hell in a cell! I have no remorse! I have no conscience! And I will stop at nothing to end Shawn Michaels' career! Just 6 days before stepping into the demonic Hell in a Cell structure, Shawn Michaels would face Evolution's own Randy Orton. Triple H looked on, hoping a battered HBK would give him the upper hand at Bad Blood. Diciotto anni fa era giovane Batista. Anche Triple H? Ric Flair no. Che ha compiuto poco fa 73 anni. Albany, New York. The following contest is scheduled for one fall. Introducing first, from St. Louis, Missouri, weighing in at 255 pounds, he is the Intercontinental Champion, Randy Orton. And there's Evolution looking down from their luxurious skybox. Well, it must be nice up there. Yeah, giving Randy Orton a standing ovation. He'll be defending his Intercontinental. Quindi, se mancano due match, c'è questo, il match di Bad Blood. Is it the bidding of Triple H and maim the showstopper Shawn Michaels in that very ring? Well, you're right about that, Cole. The show could be stopped right here tonight on Raw. Him in a match that he demanded, Hell in a Cell against Triple H at Bad Blood this Sunday. But Shawn Michaels knows the score here tonight as well. He knows why he's in the ring against Evolution's Randy Orton. And you know what? Shawn Michaels had better get down. Stavo dicendo, non so se l'ho detto, che gioco è quello che ha lo showcase delle Women's Revolution. Perché nel caso andasse male il gioco nuovo, abbiamo ancora quello showcase da fare. No, ma che schifo. Women's Revolution. Questo gioco un gioco a caso che non sia quello. WWF Superstar 1990 Nintendo Entertainment System. Quello sì che è un giocone. E ve lo dicono due che l'hanno giocato. Roster di 6 wrestler. Honky Tonk Man, Bam Bigelow, Hulk Hogan, Macho Man, Andre the Giant e Ted DiBiase. E se volevi fare Andre the Giant nero contro Andre the Giant verde, potevi. C'era doppio. Ah, mamma mia. Quindi erano 12 ufficialmente. E poi per recuperare l'energia ogni tanto passava fuori qualcosa. Mi ricordo di Honky Tonk Man che passava fuori la chitarra. Bam Bigelow passava la fiamma. La fiamma. Macho Man passava gli occhialini. Forse. Sì, O il cappello, forse. Eh? E al Kogan passavano i baffi. No, non è vero. Non mi ricordo. No, non lo so. Million Dollar Man passava il simbolo del dollaro. Mm-hmm. Poi gli altri davvero faccio fatica. Vabbè, li hai detto tutti. No, Andrea Giant non me lo ricordo e Hogan non me lo ricordo. Ah. Orton che tra pochi mesi diventerà appunto il campione più giovane della storia della WWE, quando a SummerSlam sconfiggerà quello che era diventato campione a WrestleMania. Che non si può dire, io mi adatto alla linea editoriale di YouTube e non lo dico. Vabbè, su YouTube si può dire. E dov'è che non si può dire? In WWE. Nelle sedute spiritiche. Allora noi lo chiameremo Gaetan. Randy Orton ha battuto Gaetan. E anche lì la decisione, questa ve la regalo proprio, la decisione di far vincere Orton e farlo diventare il campione più giovane è stata fatta volontariamente per togliere questo Gaetan premio a Brock Lesnar, che se n'era andato proprio in malo modo. Sono passati tanti anni, ma adesso è ancora osannato come non mai. Pensate un po', Gli hanno tolto questa cosa qua di essere più giovane per dargli la streak.
No, per darglielo quando è per farlo diventare più vecchio. Il primo campione unificato per l'ennesima volta della storia. E appena si lascerà con la WWE in malo modo, faranno tornare indietro nel tempo e non batterà Taker. No, terranno il titolo unificato, ne creeranno un altro per unificarlo, averne uno super, super. E farlo vincere qualcun altro che non sia Brock Lesnar. E con la Taker come fanno? Ma io ho sentito una cosa, però non so se è vera, che l'Undertaker sarà l'unico introdotto nell'Arca della Gloria nel 2022. Perché quando mettono lui, perché c'è mettono, posto solo per lui. Mettono lo 05, mettono il 92, il biker, bike, tutte le versioni, le versioni, cioè, Lord of Darkness, un po' e... o Dark of Darkness. Esatto, anche quello. E uscirebbe troppo lunga la cerimonia. Quindi... ci starebbe bene metterlo sia come vecchino che come American Badass. Lo merita in entrambi i casi. Avevo capito come vecchino, vecchino. Vecchietto, ma vecchino. Esiste un gioco con lo showcase dell'Undertaker? No. Quando morirà? Allora no, l'anno prossimo. WWE 2K23, addirittura dallo Skybox si inquadrano con le 6 pizze l'unico che nessuno mangia. Batista che sta per arrivare, sono i cartoni della sera prima. Eccolo arrivare, lo vedo scendere le scale in lontananza. Mamma mia quanto è brutto Triple H. Infliggi danni moderati a Orton, ovviamente presta molta attenzione. Aspetta. Dai. Stai lì. Boom! Presta molta attenzione a Dave Batista. Battista che è arrivato lì per fare niente. Perché... esegui una sweet chin music. Ero dall'altra parte però. Comunque neanche un anno dopo Batista sarebbe diventato campione in quel di WrestleMania 21. Perché? Ah, infatti. Bodies everywhere. Cazzo, ora due. E anche nel mangiare cinese, cazzo, quanto mangiano quelli. Picchia sul culo. Che lo vuole sculacciare. E la sedia va sul culo, sfiga, giusto. Squillino le trombe. Siamo arrivati al gran finale. O trombino le squillo. Ma noi il sangue l'abbiamo messo o no? Sì, però qui Shawn Michaels sbaglia, eh. Sbaglia perché si entra dalle porte. Era già provato, ha rischiato di prenderne tante da Triple H. Ma era trascinato dall'entusiasmo di distruggere il suo arcinemico. E così finisce. Steve Archie. O Arci di Candy. Anche questo è ancora più questa non la questa è ancora più capiranno. Difficile degli otto sotto un tetto, non la capiranno.
Il povero Archie. Che bella grafica. Lui un po' meno. Oh, ma mamma, cosa ha sputato? I suoi capelli ancora meno. Non l'avevamo ancora detto, era i capelli. In a cell! Introducing first, from Greenwich, Connecticut, weighing in at 265 pounds, Triple H! Triple H non ha mai perso nell'MSL. Poi lui viene dallo stato del taglia e cucci. Connetti, cut. Sono sottigliezze queste. È lo stesso stato di Stamford, quartiere generale WWE, Stamford, Connecticut. Mentre lui arriva allo stesso stato e forse anche dallo stesso paese, no, perché è Houston, di Booker T. E anche di... Pensavo di Stone Cold Steve Austin. E anche dell'Undertaker. E anche di Angelo. E anche di George W. Bush. No, aspetta, Undertaker non è nel Texas. Undertaker arriva dalla Valle della Morte. È nel Texas, non è in Nevada. Penso che sia in Nevada, sì. Quindi se siete arrivati fino qua, noi già adesso vi ringraziamo, mentre gli ricordo di infliggere danni critici a Michaels, e rinnoviamo il nostro invito a trovarci il 7 marzo. Io personalmente vengo per festeggiare Pepino, tutto il resto non mi interessa. Io personalmente vengo per essere festeggiato. Però visto che siamo qui, visto che per riprenderci un po', perché guarderemo il pay per view, magari saremo un po' assonnati, siateci che faremo una grande un'oretta e mezza di live, la facciamo. Io volevo venire solo per festeggiare le donne perché mi hanno detto che qua c'era pieno così, ma non ce ne sarà neanche una. Però mai dire mai. Spero che ci sia un gran bel video finale di recap. Comunque, come ho detto poco fa, non vedo l'ora l'anno prossimo il gioco nuovo showcase sull'Undertaker, perché io voglio vedere i capelli dell'Undertaker. Devono fare 40 ore di showcase, 82 match per fare qualcosa di divertente. Non lo finiremo mai. 82 match, già le WrestleMania sono 20, cos'è, 22? No, di più. Beh, anche quelle che perde sono di più. Solo fare quello. 3. No, vabbè, cazzo, ma abbiamo fatto il winning the streak, la beat the streak. Abbiamo già fatto qualcosa. Però quello era solo un riempitivo. Sì, peccato che tanti match, soprattutto quelli di WrestleMania, li abbiamo già giocati. Però il Buried Alive di Survivor Series 2003 contro Kane, dove muore per poi tornare a WrestleMania di prima, era... no, che non l'abbiamo visto perché era Rambo. Non tantissime. Quella più eclatante, quella che da Deadman, da Biker ritorna Deadman, è quella. Ma è morto ancora anche con Randy Orton, mi sembra. L'aveva sotterrato. L'aveva bruciato Randy Orton. No? Ma Randy Orton era quello che dovevano sotterrarlo. Che ha ribaltato giù il camion di terra. Però era già becchino. Quindi no, lui non può morire. Il Biker era morto nel Buried Alive match del 2003. E poi a WrestleMania 20 era tornato. Non ci sono più obiettivi, cosa devo fare? Niente, vai, vinci. Schiaccia, ecco.
Accorda la banda. Ah, ok, non capivo. Se era una traduzione sbagliata, accorda la banda. Che comunque non vuol dire niente. Da, sì, no, da, sì, per loro è un. Dai là. Il tempo. Sì, comunque il sangue l'abbiamo messo perché c'è. No, perché sennò io ti farei rifare tutta la rivalità col sangue. Schiena HBK o Triple H eventualmente, nel dubbio. No, il contrario. Per il nostro amico Michele Eppio. C'era la cosa gialla. Per il nostro amico Michele Eppio che ci ha scritto. Madonna! Oh! Madonna, cosa ho visto? Anch'io cosa ho visto? Dovrebbe far parte della storia. Esatto, che esca lui perché io non esco, sicuro. Fa freddo. Meno male. Eccolo lì. Mi ha fatto bene la gabbia, però. La gabbia non ha i capelli. Che bello la gabbia. La gabbia è fatta di reti d'acciaio. D'acciaio, fatta di sbarre d'acciaio. Che ricordiamo essere stata fatta anche questa da il famoso ormai compianto e il suo aiutante. Certo. Che non è Gino. Che non è Gino. Gino è arrivato dopo perché ha preso e ha riaperto l'attività Becky Lynch. Comunque in tutto questo tu devi ancora arrivare al 100% perché devi eseguire una pedigree. Tanto è praticamente morto perché Anche noi non è che siamo tanto sani, no, siamo ancora verdi. Speciale Spinebuster, quelli della speciale. No, 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 Trobecchi, ma cos'è? Io salirei sul ring. Noi arriviamo con l'aria spavalda della gioventù. Sean Michael Sean come sempre bellissimo a vuoto ma bello. Saltato quell'attimo prima, l'attimo, la terra che tremò, l'aria pedigree e poi uno, due e tre e io voltò sulle case su concluso le showcase. Godiamoci questo gran finale. Bene, vediamo il video conclusivo. Eccoli. Mamma, il nonno di Randy Orton. Esatto. Era ingrassatissimo. Mio Dio. Il papà di Cowboy Bob Orton, allora. Sì, perché se avessi detto il papà avrei sbagliato. Esatto. Ho detto volontariamente al nonno. Dorme Triple H. Fatto. Not at all. What an incredible matchup.
Both of these men putting it all on the line. The Click, trofeo guadagnato, maestro dal wrestling. Longest running, most storied rivalry in WWE history has ended. With the bad blood behind them. Are you ready? Bam bam. Tutto questo casino per tornare assieme come sempre. Esatto. Vedi che ci sta come video finale. Ed è anche attinente. Bellissimo. Sono dei momenti più belli, sì, mai sì. visti nella mia vita. I'm dance, I'm dance. Bow down. The King of Kings is here. Stop the show. Mr. WrestleMania. Play the game. What's it pedigree? Break hearts. Sweet champion. Tutte le hanno detto. Oh my God. And do what's best for business. Don't cross the boss. Triple H. The game. Shawn Michaels. The showstopper. One unparalleled history. Bello. Bello. L'ho detto alla bene. Alla Elio. Adesso bello. Continuiamo un altro su questo. Lo rivediamo adesso semplicemente generazione. Faremo un salto temporale di 7 anni, dal 2015 al 2022. Esatto. Temporale ci sarà. Quindi ragazzi, per oggi è veramente tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vai, se non l'avete ancora fatto. Instagram, Telegram, Facebook e Twitter, perché dobbiamo radunarci, tirare assieme un esercito e il 7 marzo essere tutti davanti al computer. Come l'ha detto bene lui, non lo dice nessuno. Quindi il 7 marzo tutti lì davanti e chiamate anche gli amici, invitate più gente possibile e fateli venire a vedere il nostro video. E probabilmente anche l'otto, vabbè, ok, anche l'otto. Per oggi è tutto dall'artefice Jack, specialista Michel, ed Eremita Peppino. Alla prossima, ciao belli, ciao 15.